ti ha assegnato Mister Marino. Vediamo che stai crescendo partita dopo partita. Quale? Quello di esterno o quello di centrale? Ah, quello centrale è capitato sabato, c'era la necessità di giocare, ci ho giocato. Non mi hai dato bene a tutti e due i ruoli, quindi va bene così. Vediamo un po' per le prossime partite. Hai sentito le parole del mister che vi ha detto la scorsa settimana su di te? Ti hanno fatto piacere? Sì, l'ho sentito, mi hanno fatto molto piacere ovviamente. Quando un mister dice queste cose è sempre importante. Io cercherò di ripagare queste parole in campo con i fatti, penso sia la cosa più importante. Adesso in teoria dovrebbe anche rientrare Mesco fra un po', quindi diciamo che tutto ciò che ti sei guadagnato finora ti fa punteggio, diciamo, per giocarti il posto, no? Quando... A domenica sta bene. Cioè, giocatore... parti alla pari, ti senti di partire alla pari in questo tipo. A domenica è un giocatore importante, ha fatto bene quando ha giocato prima l'infortunio, quindi io mi giocherò le mie carte, ma se dovessi tornare in panchina non c'è nessun problema, è il mister che decide. Ecco, in ogni caso una delle tue qualità, se non la migliore, è proprio la duttilità. Tu comunque riesci a fare bene in qualunque posizione Marino ti metta. Sì, ma qual è quella dove realmente ti senti tu di esprimere meglio? Adesso appunto che rientrerà Mesto. Cioè... Ma nessuna delle due, perché io sono un difensore a 4, quarto di destra, quindi nessuna delle due, però il modulo nostro... non ha quel tipo di giocatore, quindi mi devo adattare a fare il terzo centrale o l'esterno a destra, però mi trovo bene in tutti e due i ruoli, ma non c'è nessun problema. Obiettivamente pensavi quando sei arrivato a inizio anno a una crescita anche così esponenziale da parte tua, di riuscire quindi a ritagliarti un ruolo importante e anche a conquistare non solo le simpatie del mister ma anche quelle della gente? All'inizio no, perché comunque andavo in tribuna, le prime partite andavo in tribuna, quindi in tribuna non si ha modo di dimostrare, no? Però dopo piano piano con il lavoro mi allenavo sempre al massimo, cercavo di far ricredere il mister, mi sono preso e trovato questo spazio, ho cercato di sfruttarlo al meglio, dando il massimo, e penso di averlo fatto al meglio, speriamo di continuare fino alla fine della stagione. L'Udinese reduce da due risultati utili consecutivi, non accadeva da un po' di tempo. Sabato arriva la Lazio, una Lazio che comunque è anche un po' in ripresa rispetto a qualche mese fa. Tu da comunque laziale, perché sei nativo, sei un po' di romanista, laziale di nascita. Sì. Come vedi questa sfida? È una sfida difficile, anche perché la Lazio, penso nel giro di ritorno, è stata una delle squadre che ha fatto più punti. Adesso stai giocando anche in modo diverso, stai giocando con tre attaccanti oppure due con Pandavia dietro. E è una partita dura, però abbiamo dimostrato nelle ultime due partite di essere in crescita, di giocare con molta attenzione e soprattutto a Palermo penso che abbiamo fatto una buona prova, soprattutto dal punto di vista dell'attenzione. Quindi anche in casa dobbiamo fare questo e speriamo di portare a casa il punteggio bene. Quanti punti secondo te servono per la conquista dell'UEFA? Sinceramente non ci ho pensato, perché come abbiamo sempre detto giochiamo partita dopo partita, sarà banale ma è così, e quindi non so sinceramente. Stanno un punto dietro la Sampdoria, speriamo che facciamo meno punti possibile. Ma quando guardi la classifica cosa vedi? Vedo che abbiamo raggiunto la salvezza, quella è la prima cosa. E poi vedo che comunque ci sono squadre dietro a noi che stanno lì comunque, che sono vicine, quindi ci dà lo stimolo di continuare a far punti e di non rilassarci, quella è la cosa che vedo, perché la Sampdoria comunque sta giocando anche molto bene, quindi è un osso duro, però ce la metteremo tutta. Tra quelle dietro di voi secondo te qual è la più pericolosa per la zona europea? Palermo sì, è una buona squadra, Palermo senz'altro, però ogni tanto ha qualche caduta, invece la Sampdoria la vediamo molto, secondo me molto più squadra. Ha reagito anche bene a queste 5 giornate di Cassano, perché ha vinto a Parma, anche se Parma è una situazione un po' difficile. Vediamo nelle prossime 4 senza Cassano, che diciamo era il giocatore più importante, cosa saprà fare. Sì,
tra Pando e Verocchi e Bianchi così come attaccanti, qual è quello che stimi di più, quello che in teoria potrebbe essere più pericoloso per il tipo di gioco? Tutti e tre comunque sono degli attaccanti forti. Pando e Verocchi hanno una grande intesa, l'hanno dimostrato negli ultimi anni. Bianchi è arrivato da poco, però ho visto che si è inserito molto bene. Tenendo palla, lui è uno che comunque là davanti fa peso, tiene palla, fa salire la squadra, quindi sono tutti e tre giocatori importanti. Io temo di più Bianchi anche perché lo conosco dalle nazionali e secondo me è un gran giocatore. Dove avete giocato insieme, che nazionale? Under 19, Under 21, no Under 21 scusami, Under 19, perché lui è un anno più grande, in Under 21 all'Europeo in Portogallo. Come caratteristiche? Beh, lui è abbastanza attaccante di peso, bravo anche in aree di palloni alti, quindi. Sì, sì, lui è restante. Sì, grosso fisicamente, tiene palla e poi comunque anche una buona velocità. L'ha dimostrato con la Regina. Ha fatto non so quanti, 19 gol, infatti, tantissimi.